Salve amici e bentornati su Real Horror. Ultimamente ci sono state parecchie discussioni legate ad un misterioso numero di telefono che per varie ragioni vi sconsiglierò di chiamare. I numeri che lo compongono sono 801-820-0263. Chi l'ha chiamato dice di aver sentito bisbigli, urla umane di animali, in particolare di capre, e in alcuni casi addirittura il proprio nome, indipendentemente dal fatto che quella persona potesse trovarsi dall'altra parte del mondo e quindi senza possibilità alcuna di conoscerla. Detto questo, vi mostrerò cosa succede una volta chiamato questo misterioso numero. La prima cosa che voglio chiarire riguarda la pronuncia del proprio nome. Ho provato io stesso a chiamare ed ho ascoltato molte telefonate fatte da altre persone. Inoltre, ho analizzato attentamente l'audio con alcuni software e posso assicurarvi che il proprio nome non viene mai pronunciato. Quello che si sente all'inizio della conversazione è una voce che bisbiglia dei numeri, che secondo le varie analisi dovrebbero essere questi. Alcune persone credono si possa trattare di un altro numero di telefono, ma se proverete a chiamarlo, questo risulterà inesistente. Anche provando ad invertire i numeri, il risultato rimarrà sempre lo stesso. Dunque credo che questa teoria sia da scartare definitivamente. Un'altra teoria arriva dallo youtuber spagnolo Dross, che qualche mese fa fece un video su questo mistero. Alcuni suoi fan, infatti, hanno provato ad inserire questi numeri come coordinate e il risultato porta tre edifici di Brooklyn. Nel suo video Dross ritiene sia davvero rischioso chiamare questo numero, dal momento in cui la persona o le persone dall'altra parte potrebbero raccogliere le informazioni personali di chi ha chiamato. In riguardo all'origine di questo numero, oltre alla teoria delle coordinate ci sarebbe la parola Utah che compare sullo schermo, anche se secondo molti sarebbe un modo per gettare fumo da parte di questi esperti individui. Un'altra teoria porta a pensare che questo numero sia collegato ad una creepypasta americana, poco conosciuta in Italia, dal nome di Bootward Industries. Questa creepypasta parla di un numero misterioso, e questo è quello che si sente una volta chiamato. You have reached Bootward Industries. Your number has been logged and traced. A service for desired will be with you shortly for remodeling. We at Bootward Industries say thanks. You have a marvelous day. La creepypasta dice che devi dare all'operatore il nome della persona che vuoi rimodellare. In pratica, ti sta chiedendo chi vuoi che venga ucciso. Il collegamento con questa storia prosegue con il video di Britti44, che dopo aver chiamato il numero della creepypasta, ricevette un messaggio che faceva riferimento al primo numero di cui vi ho parlato. La ragazza fece un altro video, quindi, in cui chiamava il numero ricevuto ed arrivò alla conclusione che i numeri pronunciati ad inizio chiamata non hanno alcun senso, mentre le urla umane di animali corrispondono alle persone che lei avrebbe voluto fossero rimodellate e quindi che venissero uccise. In conclusione, penso che questo numero sia un'estensione della creepypasta Bootward Industries e che quindi non si corrono grossi pericoli nel chiamarlo. Tuttavia, il rischio di vedere alcuni dati personali violati c'è, quindi vi rinnovo il consiglio di evitare questa telefonata. Nel caso riusciste ad avere nuove informazioni riguardo questo argomento, vi invito ad elencarmele qui sotto nei commenti, dal momento in cui il mistero prosegue in tutto il mondo per via di alcuni dubbi che non sono ancora stati chiariti del tutto. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Nel frattempo, fate i bravi.